Eccoci qui e continuiamo a parlare di soldi. E stavolta lo facciamo con una commercialista. Chiamo sul palco Laura Rubini. Ciao Laura, Ciao, benvenuta. ciao, mi senti bene? Sì, ti sentiamo bene. Benissimo, perfetto. Bene, allora, è il momento di dare risposta alle domande di molti e molte che sono collegati. Come faccio a calcolare quanto dovrò pagare di tasse se sono in regime forfettario? Ti lascio la parola. Ok, grazie Alessandra. Un quarto d'ora controllo. Dunque, buongiorno a tutti intanto. Io ho voluto proporre questo talk, perché dunque intanto voglio dire una cosina, tanto per presentarmi. Dunque, ho fatto il mio primo freelance camp, Alessandra, correggimi se sbaglio, però era credo il 10 ottobre del 2018 a Roma, poi ce n'è stato un altro a Roma, no? 2019, e poi sono iniziati questi online, diciamo, a causa pandemia. E devo dire che in quel momento è stato il mio primo accesso, no? Il mio primo intervento in qualche modo in un mondo per me che fino a, insomma, il giorno prima era abbastanza sconosciuto, perché io sono già 27 anni che faccio la commercialista e, come dire, ho fatto sempre la commercialista fino appunto a quella data lì, qua nel mio studio, in una maniera molto tradizionale. Sono una persona molto curiosa. Avevo voglia di testare, insomma, no, questo discorso dell'online, e quindi ho iniziato. Conoscevo già un po' Alessandra, quindi comunque diciamo che nel resto ufficiale, in questo mondo nuovo per me, presentarmi in qualche misura in maniera diversa, è stato proprio ottobre 2018, 10 ottobre 2018, e il giorno prima, devo dire che il giorno prima, è stata pubblicata la mia pagina, il mio sito, che allora era solo un home page, la prima in assoluto. Perché faccio tutto questo preambolo? Perché sono passati oltre 3 anni e quindi da parte mia, rispetto al lavoro, c'è stata un'evoluzione enorme, qualcosa che io neanche avrei mai potuto immaginare, devo essere sincera, non lo immaginavo proprio. Facendo sempre un altro passettino indietro, 7 anni fa, quindi già 4 anni prima del mio primo freelance camp, io invece avevo iniziato a fare i corsi in aula. Corsi in aula perché capire la partita IVA, o magari ce l'ha già, però sta all'inizio e quindi ha, come dire, poca dimestichezza col fisco, no? Mettiamola così. Andando a fare tantissimi corsi, perché poi alla fine ne ho contati, ne ho fatti più di 30, ho avuto oltre 2000 corsisti, quindi veramente ci ho avuto un contatto diretto con tutte le persone che dovevano aprire la partita IVA, già ce l'avevano, e proprio, come dire, mi viene da dire ci litigavano, no? Un po' come il fisco, non è una parola carina, però insomma parliamo così tra di noi, è per dare il senso di una cosa. Il fisco spesso è visto come veramente uno spauracchio, a molti fa quasi paura il rapporto col fisco. Io non ero consapevole di questa roba qua, di questo aspetto. Quindi facendo tanti corsi in aula, poi iniziando anche tutti questi altri appuntamenti che ho avuto col freelance camp, anche in altre realtà, poi tanti tanto veramente anche di online, perché poi dopo, causa Covid, diciamo, l'online sicuramente ha avuto un boom. Ho fatto tanti webinar, ho partecipato a tanti, e mi sono resa conto, ma proprio l'ho toccato con mano, quanto in generale per le persone sia complicato, quantomeno complesso il rapporto col fisco. Semplice proprio non lo è per nessuno, quello neanche per noi, va detto assolutissimamente, che anche per noi è un incubo, spesso e volentieri. Però sicuramente per chi lo deve utilizzare, per chi ci si trova dentro un po' a suo malgrado, perché penso che in Italia ci sia un po' il concetto che aprire la partita IVA spesso è quasi un obbligo, un bisogno, una necessità, raramente, no? È proprio una scelta o un grosso desiderio, quantomeno questo è quello che percepisco io da tutto quello che mi arriva diciamo da voi, da tutte le persone che poi mi contattano. Comunque in questi 3 anni la mia presenza, chiamiamola presenza online, sicuramente è cresciuta tantissimo. E da un certo momento in avanti le domande che mi sono arrivate, quelle che ho ricevuto, sono state veramente un numero incredibile, perché a 3 anni che ricevo oggi una media di
5-6 mail al giorno, pensate, settimana, al mese, quante sono? Mail vostre, persone diciamo come voi, molti magari può darsi che se mi ascoltate me le avete già pure fatte le domande, che hanno 3.000 dubbi, quindi domande su domande su domande. O gestisco diciamo il mio gruppo Facebook, quello diciamo gratuito, un gruppo aperto a tutti, anzi se vi interessa entrarci e ancora non ci siete, basta che andate sul mio sito e trovate la pagina community e da lì vi potete iscrivere. Il mio sito lo sapete, www.laurarubinicommercialistaonline.it, abbastanza semplice. Tra l'altro se andate sul sito vi potete anche scaricare la mia guida fisco, sempre gratuita. E da lì, ripeto, per esempio nel gruppo, oggi sto quasi raggiungendo i 5.000 membri ed è sicuramente un gruppo molto in target, si parla solo di fisco, lì non si parla di altro. Rispondo sempre a tutti. Ve lo giuro, io rispondo sempre a tutte le domande che fate. Faccio anche delle dirette, ho fatto tantissimi webinar. Nel periodo della pandemia ho seguito tantissime persone, ho aiutato tantissime a prendere i bonus e i contributi a fondo perduto. Ci sono ore e ore e ore di video nel mio gruppo. Tutto questo cosa ha portato? Ha portato che io ricevessi un'infinità veramente di domande. Ricevendo così tante domande, alla fine è chiaro che mi sono ben resa conto di quali siano i problemi, i dubbi, le domande vostre. Che magari per un commercialista forse non è così agevole, no, capire che poi le persone hanno questi grandi dubbi, tanti timori, quasi, ripeto, certe volte la paura del fisco. Addirittura io vedo commenti della serie: no, no, ma non aprire la partita IVA, perché tanto è un bagno di sangue. Moltissime volte ho letto questa frase. Allora, ora posso dire, intanto apri una partita IVA col forfettario, ragazzi, tutto è tranne che un bagno di sangue. L'ho detto e lo ripeto sempre nei miei video. Il regime forfettario è il più vantaggioso che esiste in Europa, non c'è niente di meglio del forfettario. Quindi, se lo potete utilizzare, utilizzatelo e non vi state a fare troppi problemi perché veramente il carico fiscale e previdenziale insieme è bassissimo, non c'è niente di simile con nessun altro tipo di attività né in Italia né tantomeno in Europa, questo ve lo garantisco. Però c'è sempre questa grande difficoltà, cioè, ripeto, un po' di paura. Allora, che cosa ho pensato? Che poteva essere utile riuscire a portare tutta questa difficoltà, tutte queste perplessità, riuscire magari a risolvere e dare un servizio, un prodotto, qualcosa che fosse utile a tutti. Perché? Perché anche se io oggi spesso vi garantisco che io ricevo talmente tante richieste di consulenza che io non riesco più neanche a farci fronte, non riesco a rispondere a tutti e a accontentare tutti, perché veramente è proprio una questione materiale, no? Di ore da mettere a disposizione. C'ho comunque tanti clienti, uno studio da seguire, lo fisco bisogna studiarlo tutti i giorni ed è veramente faticoso. Quindi ho pensato intanto come primo prodotto, e questo già ha un anno e mezzo, ho creato il calcolatore. Che cos'è il calcolatore? È uno strumento semplice, un programmino. Programma, non è tanto un programmino, è un programma molto serio che io con il mio studio e i miei colleghi abbiamo tirato giù ed estrapolato ed è fatto sulla falsa riga, quindi identico alla dichiarazione dei redditi, ai due quadri della dichiarazione dei redditi che riguardano il forfettario. Uno è il quadro LM. Qualcuno che si fa la dichiarazione da solo magari lo conosce, e poi c'è il quadro RR che è quello dei contributi. Partendo proprio quindi dai quadri della dichiarazione dei redditi, ho creato questo programma. Questo programma vi consente assolutamente di farvi da soli calcolo delle tasse, calcolo dell'INPS, sapere saldo, acconti, si può discutere anche volendo delle rateizzazioni. Rateizzazioni diciamo un pochino più complesso anche perché ogni anno spesso ci sono tante di quelle varianti sulle rateizzazioni che non è facilissimo inserirle in un programma, però c'è tutta questa possibilità. Non solo, con questo programma, per esempio, si possono fare facilmente i preventivi, perché se uno inserisce dentro, faccio un preventivo da 1.000 euro, vedo immediatamente, in un clic, come dico io, comunque semplicissimamente si vede quanto pesa fisco, tasse INPS su quell'importo che voi magari avete idea di proporre al vostro cliente, così già sapete quant'è il guadagno netto.
E via di questo passo. Quindi intanto questo calcolatore vi consente tranquillamente di fare questi conti al centesimo. Questo ovviamente si può fare perché siamo nel regime forfettario. Per un regime ordinario tutto questo ovviamente è impensabile perché il regime ordinario parte dal presupposto della differenza, il reddito nasce dalla differenza tra costi e ricavi. Quindi non è possibile fare uno schema e applicarlo nello stesso identico modo come invece si può fare per il forfettario. Perché lo sapete, il forfettario deriva il suo reddito partendo dalle fatture incassate, moltiplica per la percentuale di forfettizzazione che è in funzione del vostro codice Ateco. All'interno di questo programma ci sono tutti i codici Ateco, che sono migliaia, previsti dal legislatore. Ma ho pensato di fare ancora di più, per questo è stato un po' il primo step, è nato un anno e mezzo fa, ma io lo vedevo che non era sufficiente. Quindi la mia proposta oggi qual è? Questo è un po' il mio progetto anche per gli anni futuri, se io riuscirò a realizzarlo, perché non lo so se sarò così forte, capace anche di portarlo avanti, perché comunque probabilmente è un progetto ambizioso. Io ho voluto creare qualcosa che ho chiamato e voglio chiamare Scuola Fisco, perché vorrei essere proprio di aiuto a tutti voi per riuscire a rispondere a tutte quelle domande a cui spesso non trovate risposta. Il web è pieno di articoli, potete leggere di tutto. La maggior parte, vi garantisco che la metà almeno non sono assolutamente attendibili, o perlomeno non sono scritti bene. Spesso sono anche vecchi, obsoleti, perché nel frattempo le leggi cambiano e quindi vi portano anche fuori strada. Visto tutte le domande, ripeto, che ho ricevuto in questi anni e sono veramente tantissime, ho pensato di proporre questo servizio che comunque ha un costo limitatissimo, molto 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 basso, e io posso rispondere alle vostre domande. È chiaro che stiamo parlando di domande chiare, precise, tutte sul forfettario, poi una consulenza seria, se ci sono problemi veramente importanti che vanno armonizzati, spesso la consulenza diventa veramente necessaria, però con questo tipo di servizio sicuramente potrete avere tantissimi vantaggi e tanta semplificazione alla vostra attività con la vostra partita IVA. Parliamo sia di professionisti che ovviamente business, quindi parliamo anche di artigiani e commercianti. Per esempio, il calcolatore c'è in due versioni, perché ovviamente il conteggio dell'INPS è diverso. Le tasse si pagano nello stesso modo, ma l'INPS no. E chi tra di voi magari è stato professionista e poi è passato a commerciante lo sa. Ma la cosa più importante di questa scuola che io ho voluto ipotizzare, che ho voluto creare, diciamo adesso è già partita, già esiste, tra l'altro credo che nella Welcome Bag abbiate il link anche con uno sconto, insomma, previsto per questo Freelance Camp, ma soprattutto è proprio un progetto mio che vorrei passare da commercialista tradizionale online a proprio formatrice e divulgatrice, cioè vorrei veramente darvi un vero supporto per tutto quello che c'è da sapere in generale sul forfettario. Quindi rispondere alle vostre domande in maniera veloce, semplice. C'è proprio un gruppo riservato e quindi lì tutte le settimane io rispondo alle vostre domande in diretta, quindi comunque c'è un contatto con me ben preciso, però qualcosa insomma di molto mirato per poter seguire in qualche modo la vostra attività. Io spero che questa cosa, come dire, possa avere successo, perché per me potrebbe essere, come dire, quasi, voglio dire una vocazione, però una missione, insomma qualcosa che a me piace molto, perché io vedo che questo aspetto di poter spiegare, aiutare le persone, ma veramente, cioè, è stata un po' una novità anche per me, ecco, non pensavo di poter riuscire a fare tutto questo, ma ogni volta che faccio le consulenze, ogni volta che spiego anche ai miei clienti tutto quello che c'è, diciamo, le vostre domande, i dubbi, le domande che mi vengono poste, vedo che veramente c'è soddisfazione, diciamo, dall'altra parte, chiaramente indirettamente anche da parte mia. Quindi questa cosa io spero veramente che possa essere utile. Ecco, Laura, Alessandra. ascolta, no, uno mi piace molto quest'idea che comunque anche tu mi ci faccia da testimonial per il Freelance Camp, dicendo che il Freelance Camp è stato un attivatore di Tanto. network, di business. Credo che devo, questo sono 10 anni che lo facciamo e
è una delle cose che mi hanno dato sempre più soddisfazione, come Immagino. gli altri co-founder, che abbiamo visto nascere molti progetti, crearsi Infatti è tanto. per questo che vedo che te l'ho voluto dire, siccome insomma un po' ci conosciamo, per me è stato veramente il punto di partenza, è come una data di nascita, 10 ottobre 2018, mettiamola così. No, è fantastico. Devo dire che in questi anni, comunque in questi 10 anni, sono cambiate anche molte cose dell'essere freelance. Insomma, io mi ricordo, Mamma io mia. sono una di quelli che ha fatto il regime dei minimi al 20%. Quindi quando le persone si lamentano del passaggio dal 5 al 15, dico, vabbè, insomma, potevate, Guarda, non cioè ditemi niente. veramente, veramente io leggo delle cose, Alessandra, ci tengo a dirlo, certe volte leggo delle cose aberranti, posso usare questo termine? Cioè direi la parte di io è un bagno di sangue, io veramente è una cosa odiosa, perché basta farsi due conti, cioè non ci vuole tanto, ma è veramente semplice. E questo Io... è un tema che abbiamo anche affrontato tante volte, nel senso che da un certo punto di vista siamo sempre stati poco formati e chi passa Sì, da sì. dipendente a diciamo, a lavoratore autonomo fa i conti come se, insomma, fa i Certo. conti con quello che fa pagare la sua azienda e fa i conti con quello che riceve l'ordine Brava. di fattura che non va bene, perché poi, come fra l'altro diceva, spiegava anche Piero, prima c'è anche un costo per il mantenimento del lavoro che è da Certo, considerare. Però devo dire che in sì. questi anni, e spesso ce ne hai parlato anche tu, credo che uno dei tuoi talk sia stato forse quello della seconda edizione romana, proprio nel momento in cui il regime dei minimi, i forfettari sono passati dai 30.000 ai 65.000 euro di È stato proprio un è passaggio una roba epocale, larga. anzi, visto che citi questa cosa, ci sono dei rumors, però ragazzi, sono proprio rumors, quindi niente di concreto, ancora non abbiamo visto niente di scritto, ma si scrive da qualche parte che potrebbero pure portarlo dai 65.000 ai 100.000. Io non volevo fare il talk su questo, Alessandra, perché sono No, rumors, perché dopo quindi diventa tu lo concorrenza sai. sleale verso noi sfigati dell'ordinario. Non lo so. Oppure qualcuno di voi dall'ordinario ripassa al forfettario. Dopo, sì, chiudo la Non lo so. società, Allora, chiudo una SRL, certo. Alessandra, i tempi sono duri, quindi io capisco pure che anche le persone vadano aiutate, perché ovviamente in un momento come questo alcune attività di tipo politico potrebbero anche servire a far risalire determinate economie che sono state molto, molto schiaffeggiate dal Covid, no? Per non dire chi ha chiuso. Hai citato le SRL, se mi permetti voglio dire un'altra cosa. Io ho ascoltato, e qui io veramente resto basita, io credo di essere una persona a certe volte quasi ingenua, io ho ascoltato un commercialista, anche noto, che si presenta online, che faceva un discorso alle persone che una volta raggiunti, udite udite, i 40.000 euro di fatturato era meglio aprire un SRL. Allora, io vi dico ragazzi, a rischio di denuncia, ma tanto non faccio nomi, cioè io questa persona la radierei dall'albo, è vergognoso dire una cosa del genere. Lo sai quante persone mi sono arrivate in questi anni che hanno aperto una SRL semplificata? Pensando che non avevano nessun obbligo, perché la SRL semplificata il notaio non lo paghi, ma a parte il notaio, da lì in poi paghi tutto come qualsiasi altra SRL. Allora, per dire la parola che hai detto te, quello che manca è la cultura fiscale in questo paese. Assolutamente, Sì, io proprio devo dire, zero. ho apprezzato invece che finalmente si sia rimesso mano all'IRPEF, agli scaglioni IRPEF, alle aliquote IRPEF, E che che ci come hanno vedo, dato pure un po' di tutte le IRAP a persone dedicate qualcuno. ai forfettari, anche un pochino agli ordinari, insomma, perché è vero che Certo. chiaramente iniziare è sempre, insomma, richiede tempo e richiede anche un trattamento agevolato, però è anche vero che anche quando vai avanti, poi generi comunque business per altre realtà, per altre Certo. persone, quindi. Certo, io sono d'accordissimo, ma secondo me infatti il forfettario dovrebbe essere visto come la base di partenza, un trampolino di lancio, cioè il modo di agevolare chi vuole iniziare. Poi è chiaro, se si cresce, ben venga la crescita, l'azienda o il professionista, diciamo, si struttura in maniera diversa e a quel punto, allora, il discorso cambia. Però
Però, siccome io insomma spesso sono veramente a contatto delle persone che sono all'inizio, quindi non parliamo di imprese avviate, e lì ti dico che veramente la cultura, quindi queste idee sbagliate, circolano in giro in una maniera impressionante. Proprio una mancanza culturale di questo paese dal punto di vista fiscale è immensa. Quindi, ma magari riuscire a mettere su un progetto ancora più importante, proprio per far capire le cose alle persone, ma io. Poi chiudo, eh. Ho fatto questa settimana due consulenze, sono rimasta scioccata che neanche il commercialista pagato dalla persona che mi ha chiesto la consulenza era in grado di dirle cose che comunque andavano certamente un tantino approfondite, perché ci sono dei meandri immensi nel fisco. Però, specialmente per chi è forfettario, posso dire pure qua una parola non tanto carina, io penso che vengano un po' snobbati spesso, certo non da tutti, ma c'è questa tendenza da parte, diciamo, della categoria dei miei colleghi a considerarli un po' marginali, perché ovviamente spendono meno, sono clienti che portano meno denaro, però questo non lo trovo assolutamente, non è eticamente corretto, Io devo insomma. dire, anche in questo comunque il mercato in questi anni è cambiato. Io mi ricordo, insomma, Molto. veramente fino a qualche anno fa era abbastanza comune che quando dicevi al commercialista vorrei andare nei minimi, vorrei andare nel forfettario, ti scoraggiava perché non eri più un cliente buono. Poi invece ci sono create delle nicchie, i Sì, commercialisti per i certo. forfettari, e che va benissimo perché comunque ce ne sono sempre di più. È chiaro che in questo il passaggio del limite dai 30 ai 65 mila euro di fatturato ha aiutato perché ha aperto un È mercato. certo, ovvio, certo. Bene, Fa bene, una piega. Laura, ti ringrazio del tuo Figura. contributo Grazie a te. e che sapete che Laura comunque è sempre online, ormai la trovate, insomma, googlatela, cercate su Facebook, la trovate sicuramente. Abbastanza direi, anche il canale YouTube ultimamente non ci ho lavorato molto, però anche il video vostro dei freelance camp lo riposto sempre, lo trovate. Ottimo, sono fatti per questo. Grazie mille. Bene, grazie a voi, grazie a te Alessandra, ciao a tutti.